Quando si sbagliano gol elementari, quando non si hanno idee chiare, davanti c'è un avversario ben organizzato, si finisce poi per subire gol così, facendosi prendere d'infilata da uomini rapidi come Valdés e Muzzi. Una botta, quella rossoblù, che ha messo successivamente in maggiore evidenza le difficoltà milaniste nella ricerca della via del gol. Il Cagliari ha ristretto vieppiù gli spazi e gli uomini di Capello hanno cominciato ad attaccare con una lunga serie di spioventi che solo qualche volta hanno creato pericoli veri per la porta di Fiore. Solo i giocatori veloci in certe circostanze possono cambiare qualcosa, per esempio Simone, che qui colpisce il palo. È un Milan sfortunato ma anche prevedibile, che non ha autorità a centrocampo dove Albertini, Desailly e Boban non sono nella giornata migliore. Il Cagliari sembra avere la partita in pugno. Nella ripresa invece Capello, con l'accantonamento di Albertini e l'inserimento della terza punta, cambia l'andamento della gara. Dal tandem di velocisti di Canio Simone nasce infatti il pareggio di Panucci. È un gol meritato. La panchina milanista, sistemate le cose, crede di poter fare molta strada, ma Tabárez non si impressiona e inserisce Herrera davanti alla difesa a 5. Così il Milan trova uno sbarramento ancora più nutrito davanti a sé, un ostacolo in più da superare. Fiori è in gran giornata e Simone, assai vivace, nonostante tenti da tutte le posizioni, non riesce a fare di meglio che colpire un altro palo. Chi li ha contati tutti dice che ormai quelli colti dal Milan quest'anno sono poco meno di 20. Insomma, il Cagliari si conferma bestia nera delle grandi. I rossoneri non passano più e vedono allontanarsi la Juventus. Mercoledì il Milan dovrà andare a Genova e Capello dice: quest'oggi potevamo vincere, non siamo riusciti, adesso dobbiamo giocare a Genova, una partita difficile anche lì, perché chiaramente ci sarà un'atmosfera particolare.